Bentrovati. Oggi voglio parlare del vuoto, uno dei grandi dimenticati della nostra cultura, del nostro mondo così avanzato. Mi capita spesso, quando faccio le conferenze, di disegnare un punto sulla lavagna e di chiedere alle persone cosa vedono. Un calcolo empirico e approssimativo, tra il 98 e il 99% delle persone dice: vedo un punto, quando invece c'è un punto nella lavagna, quantomeno. Un punto, una lavagna, un muro e così via. La nostra attenzione, la nostra prima attenzione si focalizza sul pieno, si focalizza su ciò che viene sul palcoscenico. Le analogie con quello che sta succedendo sono evidenti e trascura tutto il foglio bianco, tutto il contesto e tutto il resto. Ovviamente non c'è nulla di scientifico, non c'è nessuna consapevolezza nel vedere solo il punto. E nel trattare solo il punto. Cosa succede se noi guardassimo tutto quanto, l'insieme del foglio bianco e del muro? Le cose si farebbero molto più complesse, ma arriveremo vicino alla verità. È un po' come quelli che cercano la luce, le chiavi sotto il lampione, anche se le hanno perse al buio, perché dove le hanno perse è scuro. Se noi ci permettiamo il vuoto, leggi l'osservazione, l'ascolto, il restare di fronte agli eventi, l'espandere la coscienza, per esempio, ci accorgiamo. Ci facciamo la domanda: bene, da dove viene il punto? Dove incomincia quel punto lì? Dalla penna che l'ha disegnato? Oppure dal nous, dalla mente che lo ha concepito? E dove incomincia la mente che lo ha concepito? Troppo complicato, ma è la verità. E se noi vogliamo combattere quel punto, lo cancelliamo, ma la mente che lo ha disegnato lo disegnerà di nuovo. Allora ci facciamo più furbi, usiamo la tecnologia, mettiamo una vernice repellente in modo che chi disegna non possa lasciare il segno e ci riteniamo soddisfatti. Ma quella mente che ha disegnato il punto troverà altri sistemi. Invece di usare una penna, userà magari, che ne so, un martello con i chiodi. E allora noi mettiamo una barriera protettiva e questo userà il trapano e così via. Le analogie sono evidenti. Cogliere il vuoto richiede fiducia. Perché è così grave una visione che colga solo il punto, una visione che non colga tutto il contorno? Perché parte dalla paura, perché parte dalla non verità. Parte dalla realtà, ma non dalle cose come sono. Non arriva, potremmo dire, la cosa prima. E allora, riflettiamoci un attimo. Cosa serve per cogliere il vuoto, cogliere ciò che è evidente, cogliere tutto il resto oltre al punto? Cosa serve per stare nel vuoto? Servono tutte quelle qualità che non sono monetizzabili, che non portano beneficio economico, che non portano successo, che non portano
Fama. Servono qualità spirituali. E nemmeno quelle qualità spirituali per le quali ti aggrappi a un dogma. Serve che tu stai al cospetto delle cose con occhi chiari, mente vuota, cuore leggero, che espandi la tua coscienza e rifletti, osservi e aspetti che si espanda la tua coscienza in modo da cogliere dal profondo, cogliere dal profondo. Che cosa fa sì che quel punto venga disegnato sulla lavagna? Arrivare a dialogare con quella dimensione più profonda e originaria. Un amico oggi ha postato una frase che dice: lo scienziato che crede di governare il mondo manipolando i geni non ha nulla da invidiare a Cersei, il persiano, che faceva frustare il mare dai suoi servi, perché diventando tempestoso, rovinava i suoi piani. Lavorare sul fenomeno, senza considerare chi ha messo i geni in quel modo, per esempio. Che cosa c'è all'origine? Cosa c'è prima? E non ci arrivi a questo prima chiedendoti perché. Ci arrivi tollerando l'incertezza. Ci arrivi stando nel vuoto, osservando con occhi chiari, stando senza giudizio, riconoscendo tutta la fenomenologia del vuoto, riconoscendo che tutto quello che succede intorno è solo pienezza, ma che un pieno, che il pieno avviene nel vuoto. Si dice che della via non si può dire cosa sia, si può dire come raggiungerla, si può dire a cosa assomiglia. Si può dire cosa non è. Ecco, il vuoto non è il pieno, non è attaccarsi a ciò che appare. Il vuoto non è. Lavorare con il fenomeno. A cosa assomiglia? Assomiglia al silenzio, assomiglia all'ascolto, assomiglia all'osservazione. Assomiglia a lasciare andare. Come raggiungerlo? Osservando, restando, ascoltando, accogliendo e vedendo oltre le apparenze. Potremmo provare, no?